E come fa un artista? Vediamo se riesco a entrare in questa cosa. Come fa un artista a capire l'importanza dei bambini per la parte oscura? Come fa se non è connesso? Come si può fare? Come si può capire perché i bambini sono così importanti per la parte oscura? Perché insistono così tanto per iniettare il Santo Graal ai bambini, purché tutti sappiano, lasciatemi un piccolo spazio di qualche minuto perché è importante, tutti sanno che i bambini sono esenti da questa demenza planetaria, sono esenti dalla demenza psichica e dalla demenza fisica proprio, non si ammalano i bambini, non si ammalano, è evidente per tutti. E perché insistono così tanto? È una riflessione importante, no? Solo che sono quelle riflessioni che se voi non avete una guida, scusatemi se insisto su questa cosa, il rischio è quello di osservare queste cose non da un punto di vista luminoso, ma da un punto di vista oscuro. E se voi guardate il mondo da un punto di vista oscuro, cioè se voi guardate il mondo orizzontale, nella sua follia, con occhi orizzontali, lì, o a un certo punto entrate in uno stato di lobotomia, proprio questo, lobotomia, e allora, boh, allora non capite più quello che accade e vedete che sta succedendo alla maggior parte delle persone, questa lobotomia, questa incongruenza proprio, di intelligenza, non si capisce più niente, i bambini possono fare ammalare i nonni, i bambini. È una cosa di un lerciume, di una squalidezza e di una penosa forma di riflessione interiore. È importante che voi capiate questo, perché noi, tutti quanti noi, viviamo nello stesso mondo, noi viviamo nello stesso mondo nel quale vivono gli altri. E se c'è una differenza, questa differenza va coltivata, ecco. Vi posso parlare di arte, vi posso parlare di Vangelo, di quello che volete, però alla fine il senso profondo del discorso che vi voglio comunicare è fate attenzione a come osservate il mondo, perché in base ai vostri occhi, se non avete occhi per vedere, rischiate di perdervi in quel mondo. E perché questi bambini sono così importanti? Perché questo Cronos si mangia i suoi figli? Perché questa è la storia dell'ombra. Perché l'ombra sa che è destinata a perdere. E sa che è destinata a perdere perché arrivano, fortunatamente per noi, delle anime nuove, delle anime diverse, delle anime che hanno già fatto questa esperienza che noi stiamo facendo, delle anime che hanno già subito le persecuzioni, delle anime che hanno trasformato la sofferenza terrena in compassione. E allora bisogna distruggerli. Cercate di capire cosa voglio dire. Non sto parlando di adesso, no, 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 adesso. Sto parlando di sempre. E cioè che sempre le forze oscure hanno cercato di distruggere i bambini. Distruggerli per potersi nutrire di loro. E questo è un altro punto che oggi vi risparmio. Perché le forze oscure si nutrono, mangiano i bambini, non nel senso. Non nel senso. Boh, forse anche. Ma a livello energetico si nutrono della purezza e dell'ingenuità dei bambini. Insomma, è così, insomma, vogliamo, o che noi guardiamo un'opera d'arte, guardiamo Francisco Goya, lo guardiamo e diciamo, ah, però era un po' giù di morale. Ma cosa vuol dire giù di morale? Dato che quella è arte oggettiva, quei quadri ci parlano e probabilmente farò una lezione solo su di lui perché ci sono delle cose di una bellezza, secondo me. È qualcuno che ha anticipato anche la modernità perché in pochi tratti riesce a esprimere un'intensità oscura, ma sempre intensità se noi amiamo l'arte in tutte le sue forme, perché no? Non c'è nessun problema ad amare l'arte oscura, capite cosa voglio dire? Per comprenderne il significato, per tuffarsi dentro di essa, per capire un po' come funziona questo mondo, è importante. Se io vi posso parlare spesso dell'ombra è perché ogni tanto vado a vedere cosa c'è lì senza paura, senza
cerco di vedere le cose come sono, senza farmi influenzare dal buonismo, capite? No, ma no, ma no, perché la maggior parte dei lobotomizzati si fa influenzare da questa idea buonista, dice, infatti cosa dicono tutti? Dicono, no, ma perché mai la scienza dovrebbe mentire? Qual è l'interesse? Qual è l'interesse? E quelli che arrivano un po' più in là dicono, ah beh sì, forse l'interesse è che guadagnano miliardi di dollari, ah vabbè, questo è comprensibile, d'altra parte ci salvano la vita, possono anche guadagnare qualche cosa. E quelli che adesso stanno guadagnando miliardi di dollari stanno chiedendo uno sconto sulle tasse. Viviamo in un mondo che sembra veramente, non lo so, un film comico, è un film comico. Quelli che stanno producendo l'elisir di lunga vita, che stanno guadagnando miliardi e miliardi, stanno chiedendo l'esenzione dalle tasse per la loro opera umanitaria. Le avremmo viste tutte. Dobbiamo essere felici di aver vissuto, di vivere questo periodo, perché allora le avremmo viste tutte. Non so dove andremo a finire, ma se riusciamo a uscire da questa pandemia, lì non ci ferma più nessuno. E un po' alla volta ne parleremo per vedere anche come uscire. Però vedete l'arte, comunque l'arte ha sempre parlato di questo, però noi come dei lobotomizzati, ah sì, ah, guarda, questo quadro, Saturno che mangia i suoi figli, oh cosa, perché si mangiano i bambini questi qua? Perché sanno che sono loro che cambieranno il mondo, perché se fosse per noi ragazzi, noi siamo ancora in uno stato semicomatoso, di questo bisogna rendersene conto. Ma arriviamo al punto fondamentale, il punto fondamentale è questo. Capite bene che si può osservare, quindi, grazie a un certo tipo di sordità e grazie a un certo tipo di isolamento, come nel caso di Lucio Battisti, un certo tipo di isolamento forzoso, totale, si può entrare in un lungo periodo di osservazione interiore, perfetto. Il problema è, attenzione, con quale tipo di occhi stai guardando questo problema che stai vedendo dentro di te. Che se lo guardi con gli stessi occhi oscuri, lì entri in uno stato di grande sofferenza interiore che ti porta poi a delle malattie che ti stroncano. Entri in un circolo vizioso, perché ti deprimi in un certo senso, cioè vedi tutta questa ingiustizia, tutta questa malvagità e ti senti impotente di fronte a questa cosa. Ecco perché ribadisco il concetto di una guida, cioè di qualcuno che vi dica attenzione, perché tu puoi guardare le stesse cose con due occhi diversi, cioè con gli stessi occhi dell'ombra, e lì non te la cavi più. È molto meglio essere insensibili, non sai quello che succede, sei lobotomizzato, capisci? Boh. Ah sì, dare l'elisir ai bambini, ah sì, è una buona idea, così poi vanno a abbracciare i nonni. Vedete proprio il lavaggio del cervello, non c'è più niente dentro, non c'è neanche più buon senso, non c'è neanche più la logica normale, non c'è più niente, c'è proprio, ah sì, ah che bello, sì, tutto per il nostro bene, tutto quanto completamente finito, lì è finita, non c'è più possibilità di uscire da quello stato comatoso, incredibile. E invece tutte queste cose si possono osservare con altri occhi. E quindi se ne vede comunque l'aspetto tragico, perché stiamo descrivendo una cosa tragica, non c'è dubbio su questo, però questo non ci toglie quel senso dell'infinito che noi abbiamo all'interno del nostro cuore, e cioè non ci toglie la consapevolezza che comunque l'oscurità lavora per la luce, ma non ancora una volta a livello orizzontale, ah l'oscurità lavora per la luce, ma questo vi crea confusione. Ho visto qualcuno di voi, e questa è anche un'altra domanda, che parla un po' ancora una volta della confusione, e vi capisco che vi porta confusione, perché non se ne può uscire quando guardiamo sullo stesso piano, bisogna proprio alzarsi, bisogna guardare le cose da un altro livello, dove si vede sempre l'aberrazione, si vede l'aberrazione, ci mancherebbe, non è che uno poi dice, ah, chi se ne frega, la luce trionferà, no. Vi ho spiegato bene la differenza tra il punto di vista assoluto, la luce trionferà, ma chi se ne frega, adesso stiamo lavorando qui e adesso, e qui adesso Gesù, se c'è da mandare a quel paese qualcuno, ce lo manda, e come? E quindi bisogna lavorare al massimo delle nostre forze per fare in modo che queste aberrazioni, perché questi sono proprio livelli
sono i livelli che Goya vedeva nella sua esistenza, in questi colori, abbiamo già parlato dei colori, il rapporto dei colori, questi colori oscuri, proprio per descrivere queste situazioni, questi bambini scheletrici offerti dalle streghe al demone. Beh, fermiamoci qua perché altrimenti andiamo poi e non ce la caviamo più, però penso di avervi dato l'idea. E invece c'è un altro modo, che è il mentale superiore, che è la connessione. Per quello bisogna lavorare, sapere come e cosa fare. Prima di tutto bisogna sapere quali sono le trappole del proprio mentale inferiore e non caderci, perché altrimenti arriva l'angoscia, altrimenti arriva la confusione. E capisco che vi sentiate a volte in uno stato di non piacevole, in uno stato di tristezza interiore, perché quello che sta accadendo è disgustoso a livello planetario. E quindi capisco anch'io a volte dei momenti che mi dico: accidenti, come vorrei che non fosse così, andare al mare, nuotare, e fare le cose che mi piacciono, mangiare un bel piatto di spaghetti, certo, vabbè, cioè, questo, vabbè. Però se le condizioni esterne fanno in modo che ci troviamo all'interno di un periodo evolutivo fondamentale, boh, cerchiamo di viverlo con il massimo delle nostre possibilità luminose, non è così? Però bisogna avere le idee chiare. Prima le idee chiare a livello orizzontale, cioè io anche se parlo a livello verticale, però per un lungo periodo di tempo quello che percepite sono le parole, perché siete abituati così. Quindi pur essendo arte oggettiva, il mio lavoro è arte oggettiva, vi colpisce da qualche parte interiormente, vi faccio fare questo tuffo, però alla fine c'è sempre questo aspetto logico di interpretazione di questa arte oggettiva. E la stessa cosa vale nei confronti di un'opera d'arte. Capite quindi? Vedete la differenza tra la giocosità esteriore di un quadro di Chagall e la giocosità che vi cattura dentro? Facciamo una differenza enorme. Quella giocosità che fa scomparire nel nulla la vostra giornata faticosa, perché comprendete che la vita è un gioco, perché in quel quadro c'è questo gioco, c'è questa leggerezza dell'esistenza terrena, perché effettivamente l'esistenza terrena è così. E il paradosso qual è? Che quando voi finalmente prendete la vita come un gioco, come una poesia, questo non solo non vi impedisce di combattere per la giustizia, seguitemi bene, perché sembra che uno che vive la vita come un gioco vive nel mondo dei sogni. Non è per niente così. La consapevolezza che la vita è un gioco ci fa diventare effettivi guerrieri, effettive persone che sanno dove colpire e come colpire. Vedete? Cioè, questo è il paradosso nel quale dovreste abituarvi a vivere e che io cerco di comunicarvi. Cioè, voi dovete sempre vivere in questo paradosso, sempre, tutto il giorno. Il paradosso, uno dei tanti paradossi, è questo. Voi lavorate per la luce, siete sereni, ma quando c'è da combattere si combatte. In senso relativo ci si dà da fare, si fa tutto quello che è possibile per evitare che questi dementi facciano quello che stanno facendo. Ora sono potentissimi, sono organizzatissimi, vabbè. E faremo quello che avremmo dovuto cominciare a lavorare tanti anni fa, però mi rendo conto adesso che quello che raccontavo 30, 40 anni fa era il Vangelo come manuale per la liberazione interiore. Oh, che bello, per anni. Sempre le stesse domande, sempre le stesse cose. E adesso, finalmente, sono contentissimo anch'io, perché finalmente adesso vi rendete conto che quegli insegnamenti divertenti in realtà sono qualcosa di vitale, vitale. Quindi finalmente vi rendete conto che l'insegnamento del Vangelo è vita, è arte oggettiva. La maggior parte dei passi del Vangelo sono arte oggettiva. Infatti adesso vi leggerò un brano prima che il tempo inesorabilmente se ne vada. Ma avevo cominciato questo delirio per farvi capire come funziono. E ripeto, quando parlo di me non parlo per dire né che sono bravo, né che sono bello, né che sono niente. Non mi interessa niente, il nulla più assoluto. Perché una delle caratteristiche dei cinque che sono coscienti di sé è che è scomparsa completamente la voglia di apparire e di dire sono bravo, sono meglio di lui, meglio dell'altro. Questa cosa vi potrà sembrare strana, ma a un certo punto scompare dalla vostra vita
completamente e totalmente. Quindi questa è la premessa, quindi non c'è niente, ah, sono bravo, sei bravo, sei più bravo di me, più bravo dell'altro, però lui, però l'altro, questa cosa scompare. Quindi io non ho questa cosa, non c'è nulla, non mi interessa apparire a voi bravo, buono e gentile, non mi interessa una sega di niente. E che sia chiaro il concetto, vi può sembrare strano, vi può sembrare strano, io ve lo dico perché almeno avete le idee chiare. E ci sarà un giorno in cui vi accorgerete che questa cosa è scomparsa dalla vostra vita. Mentre invece nel mondo normale, anche se non ve ne accorgete, c'è sempre questa cosa di essere più bravi di quello che si potrebbe essere, di essere più bravi del vicino di casa, di essere più bravi del proprio cugino, di questo senso di competitività atroce, applicato non a vendere, a comprare degli elettrodomestici, ma applicato al mondo dello spirito. È una cosa atroce, però un po' alla volta cercherò di farvela capire e di fare in modo di estirparla dalla volta, perché è una perdita di tempo, una rottura di coglioni enorme, perché tu, perché io, per quella. Quindi, quando vi parlo di me, non esiste questa cosa qua. Vi parlo di me semplicemente perché per insegnare delle cose, affinché queste cose vi siano utili, affinché voi abbiate un qualche cosa a cui rifarvi, no? Come scrivevo, un'altra domanda era questa, dice, ma io dell'altro capisco poco e niente, però mi fido di Max, il che, vedete, è una cosa simpatica, non è che abbia messo la mia fotografia sul comodino, si fida. E per cui dice, guarda, a volte vedo le opere d'arte, non mi dicono molto, però mi fido di questa capacità, di questa possibilità di entrare in questo mondo, anche se a volte non è così tutto chiaro, però il fatto che questa persona dica che ha fiducia comunque nel relatore è già una buona cosa, vuol dire che percepisce perlomeno l'arte oggettiva attraverso la comunicazione, è già qualche cosa. Va bene, vedete come poi tutto, anche sto parlando di alcuni interventi, quindi dato per scontato che non mi sto facendo né bello né bravo, ma funziona così, e cioè ho questi 5 punti da sviluppare, come li svilupperò non ho la minima idea. E allora si entra nel mondo che Gesù descrive, cioè al momento opportuno non ti preoccupare di ciò che dirai. Perché? Perché comunque tutto si accende al momento opportuno. E voi a un certo punto siete solo spettatori di quello che sta accadendo. Riesco a rendervi l'idea. Io parlo con voi per un'ora, 2 ore, 3 ore, quello che è. Tempo, qualunque tempo, non è un problema. Voglio sviluppare alcuni punti, questi punti sono lì davanti e tutto scorre. È un po' come se osservassi dei monitor, no? Questo l'ho già spiegato in passato, dei monitor delle televisioni accese. Vabbè, la parola televisione in questo periodo è un disastro, ma insomma, dei monitor accesi con delle storie, per cui guardo, vedo i quadri di Goya e a un certo punto mi appare quello di Cronos che mangia i suoi figli. Beh, eccolo lì davanti, allora io ve lo racconto. E poi scompare quello e si accende un altro monitor, come se ci fosse un mixer, no? Mixer video, si accende un altro monitor e questo monitor parla nel Vangelo come atto oggettivo, e quindi tutto, però è tutto lì davanti. E questo è l'approccio necessario per poter poi un po' alla volta entrare nell'atto oggettivo, cioè se volete fare dell'atto oggettivo. Quindi anche il vostro sorriso che avete imparato, che può essere arte oggettiva, dovete ritrovare la spontaneità dei bambini. O come dice il Vangelo, ritornate come i bambini. E si riconosce quando in un adulto, i bambini si vede perché sono così e basta, ma in un adulto si riconosce uno sguardo da fanciullo, una profondità, una vivezza, vivificazione, insomma gli occhi vivi, voglio dire. Mentre invece nella maggior parte dei lobotomizzati, come abbiamo cominciato a vedere, questa luce dentro non c'è più, stanno scomparendo. E poi vi descriverò cosa succederà per queste persone, perché se non si accorgono adesso della piega che stanno prendendo, entreranno in un mondo che sarà esattamente quello che loro desiderano.